L'Opera di Santa Croce, con la comunità dei frati francescani minori conventuali, ha organizzato la giornata della fraternità, convegno internazionale che il prossimo 8 ottobre vedrà protagonisti a Firenze, tra gli altri, il principe El Hassan bin Talal di Giordania, chair del Royal Institute for Interfaith Studies di Amman, e il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guijot, che riceverà la porpora da Papa Francesco il 5 ottobre, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La storia ci dice che la direzione del dialogo è quella giusta, la dichiarazione di Abu Dhabi ci ha incoraggiato a promuovere questa iniziativa proprio a Firenze, che a partire dall'azione di Giorgio Lapira è la città del dialogo, ha evidenziato Don Alessandro Andreini, vicepresidente dell'Opera di Santa Croce, presentando il convegno che si terrà nel Cenacolo di Santa Croce. Per me, che sono iracheno, osserva Osama Rashid, segretario generale della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso Interculturale, Lapira era un rivoluzionario per le relazioni di pace tra i popoli. A presentare l'iniziativa anche Giulio Conticelli, consigliere dell'Opera di Santa Croce, che nell'archivio di Giorgio Lapira ha trovato testimonianze del sindaco Santo, a cui nel 1965 venne riconosciuta la cittadinanza onoraria della Giordania. Tra queste, un messaggio del 1957 in cui Hussein I di Giordania scrive al sindaco amico Giorgio Lapira. Un messaggio di pace e tranquillità per l'armonia dei popoli nel mondo.